Grass Valley in qualche modo vengono presentate in una forma definitiva, quindi delivery, quello che abbiamo visto, le proposte che abbiamo visto al NAB. Partiamo dalla LDX86 che è una 4K nativa. Sì, esattamente. Come di consuetudine l'IBC è una conferma di quello che viene presentato a livello di tecnologia al NAB e come promesso eccola qua la LDX86 nativa che si aggiunge alla linea di telecamere che già conosciamo per quanto riguarda il mercato. E, ripeto, quindi abbiamo due telecamere dello stesso modello, una LDX standard, LDX86 e N-Star Pen nativa, quindi anche Grass Valley presenta una telecamera 4K Ultra HD nativa. Maurizio, le caratteristiche di questo prodotto? Quindi la LDX86N per quanto riguarda il sistema di trasmissione e il sistema di base station è esattamente uguale all'86 normale, la testa camera presenta un sensore nativo 4K che consente di creare produzioni 4K native e con tutti i benefici della stessa serie 86 normale, quindi HDR, possibilità di lavorare in HD, con particolare attenzione se si lavora in HD perché utilizziamo una tecnologia particolare per combinare 4 pixel assieme in modo tale da risolvere i problemi di rolling shutter e di flash band che ci sono sul sensore 4K nativo. Quando si lavora in HD questo non esiste più perché vengono appunto combinati 4 pixel e quindi andiamo a creare una camera con la stessa sensibilità di una camera HD e senza queste problematiche. Quindi diciamo che il nostro workflow si aggiunge di una telecamera nativa ma che dà la possibilità di lavorare in HD senza perdere i benefici dell'HD, quindi stessa sensibilità e telecamera global shutter. Oltre alla camera, quali le altre novità, Luciano? Abbiamo rinnovato i prodotti ex Telecast, quelli conosciuti come brand Telecast, sono tutti stati ribrandizzati come col marchio Grass Valley, sono prodotti nuovi, interfacce nuove per la conversione in fibra, e le stesse telecamere vengono presentate anche in formato compact per i brandeggi e i mixer video. Quindi abbiamo concluso con le camere, di cosa parliamo adesso? Vogliamo entrare un attimo nel discorso mixer? Ovviamente, parlando di Grass Valley non si può non parlare di mixer. Anche qua avevamo presentato al NAB il primo pannello Corona, qui lo troviamo in doppia versione, 1ME e 2ME. Il Corona sono dei pannelli nuovi che si aggiungono alla linea di prodotti Cayenne e Carrera che già esistono sul mercato da tempo. Come le proporrete sul mercato questi nuovi prodotti? I prodotti innanzitutto ci interfacciamo e proponiamo questa linea di prodotti agli attuali clienti Kayak. Con che formula? Con che formula? È molto semplice. Gli attuali possessori di un Kayak e devono dimostrare ovviamente la configurazione del loro kayak, noi offriremo il nuovo Corona con tutte le opzioni attualmente installate sul kayak free of charge. Questa è un'operazione che verrà gestita attraverso i nostri partner e alla quale teniamo... Praticamente gratis. A parte l'hardware, il nuovo hardware, chiaramente tutta la parte free of charge sono le licenze che attualmente dimostrano di aver installate sul kayak. Maurizio, le caratteristiche di questi nuovi pannelli? Quindi abbiamo due tipologie di pannelli, uno un banco effetti con 15 tasti e uno due banchi effetti con 20 tasti ognuno. La particolarità è che includono il menu touchscreen che normalmente nella serie Cayenne, nella serie Carrera è separato, è incluso dentro nel pannello, ha esattamente le stesse funzionalità e quindi è molto comodo perché chi conosce i nostri mixer, chi conosce il Cayenne e conosce il Carrera può usare questo pannello senza nessun problema, il menu è esattamente lo stesso. In più c'è una nuova versione software che presentiamo qui all'IBC che consente di lavorare anche in 4K su tutti i nostri mixer, quindi con il mixer più grosso possiamo avere 4 banchi effetti in 4K con 3 chiavi e con il mixer più piccolo possiamo arrivare a 2 banchi effetti in 4K con 3 chiavi. Continuando, sempre dal NAB abbiamo visto GVNode che riguarda ovviamente l'infrastruttura IP proposta da Grass Valley. Nel frattempo il prodotto è stato deliverato ma è stato anche soprattutto installato e utilizzato anche in sistemi molto importanti come il Lobby Van Arena che anche negli ultimi giorni ha avuto grandi risultati con le riprese anche di eventi importanti anche in UK. Esattamente, Arena TV è uno dei
delle prime realtà che esistono sul mercato, completamente un mezzo mobile, completamente fornito, integrato con tecnologia IP e GVNode e tutta la tecnologia che offre Grassvalley, la quale ha investito moltissimo in questi ultimi 2 anni, è diventata una realtà. Quindi parecchio interesse, c'è stata la diretta a Liverpool di qualche giorno fa, completamente IP, supportata da Grassvalley e Cisco. Maurizio, le caratteristiche di questo prodotto? GVNode è un frame che consente di inserire alcune schede come ingressi SDI convertiti in IP, multi-viewer IP, e si compone di un fabric interno che ci consente di avere una matrice 288x288 verso il mondo IP. Consente di fare commutazioni frame accurate in IP su tutti gli ingressi provenienti sia da SDI che da IP. Dallo stand della Grassvalley, Maurizio Vignati, Luciano Frigoli, Antonio Franco, dall'IBC di Amsterdam per millecanali.it.